È un macello! È un macello! Sta succedendo. Ci risiamo, torna la paura per la perturbazione che sta per arrivare. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione su buona parte del territorio a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23:59 di domani. L'allerta con livello di criticità idrogeologica di colore arancione per piogge temporali anche intense su Ischia e sulle zone 1 e 3 della Campania, che interesserà dunque la città di Napoli, le isole, l'area vesuviana, la piana campana, la costiera Amalfitano Sorrentina, i Monti di Sarno e i Monti Picentini. Sul resto della regione la criticità sarà di colore giallo. Sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, anche di forte intensità. I temporali potranno dar luogo ad un rischio idrogeologico anche diffuso, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango detriti, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe. Scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse, si legge nella nota della Protezione Civile regionale. È per questo che vengono richiamati i sindaci alla massima attenzione, soprattutto sulle aree già colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Si ricorda anche di attivare i centri operativi comunali con tutte le norme previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile e di adottare le dovute misure di mitigazione del rischio e messa in sicurezza dei territori, nonché di tutela dei cittadini, anche in considerazione delle precipitazioni dei giorni scorsi e della saturazione dei suoli. Dopo quanto accaduto ad Ischia, dove la frana ha mietuto ben 11 vittime, c'è preoccupazione sui territori, in particolare quelli che potrebbero essere interessati da fenomeni franosi. Il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, si è già attivato inviando stamane tecnici e geologi in montagna per sopralluoghi specifici. Siamo preoccupati per la tenuta del territorio sempre, sempre, non solo nelle situazioni di maltempo, perché il territorio subisce attacchi di tutti i tipi, d'estate li subisce per gli incendi, d'inverno li subisce per diciamo, gli eventi meteorologici. Dopo gli eventi della settimana scorsa, già 10 giorni fa, l'ufficio tecnico con geologi di nostra fiducia hanno fatto i primi controlli di cui, diciamo, per capire qual è lo stato attuale, diciamo, lo stato attuale. Ne ho, come dire, ho fatto comunicazione formale a tutti gli enti interessati, dal presidente De Luca alle autorità, diciamo, alla comunità montana, alle autorità del bacino idrogeologico e idrografico. Ho fatto tutte le comunicazioni necessarie e possibili, perché noi vediamo che i problemi sono a monte. Quello che noi riceviamo a valle, i danni che riceviamo a valle nascono da una difficile situazione che sta a monte, perché c'è bisogno di intervenire con progetti di sistemazione sopra, perché l'acqua non trova più il naturale sbocco che ha avuto per tanti anni. Io non credo che ci sia un sindaco che non sia preoccupato. Diciamo, la vulnerabilità idrogeologica è una caratteristica, come leggevo nei giorni scorsi, non detta certo dai sindaci ma dagli scienziati, che interessa almeno il 70-80% del territorio italiano. Quindi come può fare un sindaco a rispondere ad una domanda del genere se non in maniera positiva? È chiaro che siamo preoccupati, ma ciò non toglie che dobbiamo fare quello che è necessario, significa prevenzione, arrivare prima degli eventi e non dopo, presentare progetti per la sistemazione del territorio. Io mi accingo ad approvare, credo, in giornata di oggi, un progetto di 15 milioni di euro per la sistemazione davvero di tutto il bacino idrogeologico e poi lo candidiamo alle varie misure. C'è il PNRR, perfetto, non vedo proprio nessun'altra, come dire, stazione di intervento migliore per fondi di natura straordinaria, diversa da quello che possa essere proprio la manutenzione e la sistemazione del territorio. Tante cose sono state già fatte, noi abbiamo ricevuto già in passato finanziamenti, su alcuni stiamo ancora lavorando, ma il dissesto idrogeologico e la tenuta, la salvaguardia del territorio che va dal fiume Sarno, pensiamo al grande progetto del grande Sarno, no? Che sta
per fortuna in questa fase, come si sta riprendendo con un'azione coordinata tra regioni, ente idrico, Lagori e così via, per fortuna dopo tanti anni di fermo si sta riprendendo e prevede tanti interventi, tanto è vero che noi... Io ripeto, devo vedere quando qualcosa si rimette in moto. Per esempio, mi sono stati comunicati dei lavori qui da fare sul territorio per il completamento delle reti fognarie. Pure quelle sono un elemento fondamentale, perché pure quelle attaccano il territorio quando non sono ben tenute. È tutto un sistema, una grande iniziativa complessiva che i vari enti devono fare, perché qui è chiaro. Siamo tutti preoccupati, ma nel frattempo tra una preoccupazione e l'altra dobbiamo pure fare qualcosa, con l'ausilio e la collaborazione di tutti. Io credo che, a cominciare dalla regione, ripeto, con questi progetti che sono in campo, qualcosa si sta muovendo e si sta facendo effettivamente. Abbiamo certo bisogno anche di risorse, noi comuni sul territorio, e la riunione dei sindaci di martedì 13 è proprio rivolta a questo, per cercare di ottenere noi direttamente delle risorse da spendere sul territorio per la manutenzione in sicurezza.